Recitazione. No! E non ridere, scusa, sta accadendo, ma non per due ore, sta accadendo, piano. Ecco, adesso spavento grande adesso. Sei giù così, no? Piccola, così. Dai, che? Ho ricevuto da lui il posto di cassiere. Che? Ho accettato perché, Continuate però le vostre azioni. Adesso voce portata, là, che arrivi là in fondo. Fatevi un balletto, col mio amor voglio danzare. Io prendo un gran piacere nel ballo a dirvi il ver. Orbia che sta a suonare. Qui bisogna che abbassate il cinema. L'importanza del cinema va abbassata, altrimenti non lo si conquista. Va abbassata ad un livello più alto. L'autore deve dire no, è tutto un lavoro, è tutto un sacrificio per scegliere la parola che anche nella sceneggiatura emozioni. È fatta. Scrive la sceneggiatura e poi si gira. Ma fai facile tu. Vediamola. Il cinema. Mi ha salvato il cinema. Il cinema mi ha dato il rapporto diretto con le cose. Mi sono sentito compromesso fino in fondo, proprio sul piano morale. Costretto a scegliere. Nel teatro attiguo agisce Mario Soldati. Esplosivo, mobile e vivace, il regista scrittore offre agli allievi misure tecniche che, messe a confronto con altre diverse esperienze, servono ad avviare i giovani verso personali conclusioni e convinzioni. Maestro essenziale per slancio istintivo è Blasetti, il regista pioniere del cinema italiano. Un provino per una scena de Il processo di Kafka impegna in un altro teatrino di posa Alberto Lattuada. La piccola troupe di tecnici e maestranze, abituata alle riprese in grande stile, durante il provino parla sottovoce, mette da parte la sua abituale scanzonatura. Su tutti pare incomba un senso di vaga e imprecisata inquietudine. La luce, torniamo sempre, la luce è la vita. La luce è calore, il calore è vita, insomma, non è che c'è una definizione migliore. Cioè, senza la luce non ci saremmo noi. Apri un po', fai un primo piano stretto al massimo, così. 10 film, capisci? È tutti così. Il bello è che ogni volta dico che smetto. Ogni volta mi ci trovo a punto da capo. Ma forse non mi va nemmeno di smettere. Insomma, è tutta colpa dell'adolescenza. I can't get no satisfaction. I can't.
Lasciami essere un po' malizioso, Nanni. Come mai esci dalla proiezione dopo soli 2 minuti? Fa schifo. Senza. Gli scenografi sono intenti alle loro piante. I costumisti ai loro bozzetti. Vittorio De Sica sta svelando ad un'allieva i segreti del primo piano. Guardi, lei può guardare lì, guardi qui. È la macchina, eh? È la macchina. E lì faccia tutti i suoi pensieri, tutta la sua azione, eh? Inizia così, inizia di fianco, eh? Giovanna, corri in soccorso del re di Francia. Devi fargli riavere il suo regno. Ma monsignore, io non sono che una povera bambina. Sono felice. Il regno di Francia è troppo pesante per me. Sono felice. Il regno di Francia è troppo pesante per me. Poi d'improvviso qualcuno mi tocca la spalla. La letteratura suggerisce, il cinema mostra. Diceva il copione, Gianni scende le scale, balza sulla macchina e fugge. Finché Gianni va a piedi, il ritmo della scena corrisponde abbastanza al ritmo rapido voluto dal copione. Le cose si guastano quando Gianni deve mettere in moto. Tutto diventa troppo lento, eppure è impiegato solo il tempo reale. Se disponiamo di un'azione parallela, ad esempio un fotografo spia la fuga di Gianni e la ritrae, possiamo con un rapido fuoricampo accorciare il tempo reale. La macchina è partita in un tempo inverosimilmente breve, ma nessuno ci fa caso. La bellezza di 14 tagli con 4 inquadrature. Ma c'è un altro grande. È uno. Uno. Dove lo posso fare? Quel giorno. Quello che era con cui. Quello che c'è stato. Adesso è quello che 3. No. 4. 5. Ci vorrebbe andare nella cosa. E ormai venivano a decine, a centinaia, come le foglie morte che vanno strisciando a stormi verso il fiume, dove la corrente le raccoglie una ad una e le spinge verso il loro destino. Non devi dirmi qualcosa? Che cosa? Thank you.
In questo luogo c'è un posto per ciascuno di noi. Abbiate solo la forza di aspettarmi. E con la consegna dei diplomi anche quest'anno è finito. E si riprende il tram verso la meta del successo. Cinecittà. La scuola ora è vuota, con le sue aule che videro le prove di pianto e di riso. I suoi corridoi, i suoi giardini, su cui sembra ancora che aleggino le voci di generazioni di giovani vissute nei sogni e negli incanti dell'arte. Hai voluto lasciare l'università e t'ho lasciato fare. Hai voluto andare a Parigi, ci sei stato. Hai voluto fare regia e hai fatto il centro sperimentale. Quando volevi dipingere t'ho comperato i colori, ma adesso basta. È più di un anno che non fai nulla. Nulla. Vorrei sapere cos'hai in quella zucca. Ti sembra bello per una madre avere come figlio un fallito? Perché sei un fallito. E stamattina dovevi andare a vedere per quel lavoro. Ci sei poi andato? A figurarsi se c'è andato. Ma mi stai a sentire? Sì, mamma. Ascolto. Ascolto. Ascolto.